dal centro sportivo Cinecittà Bettini. Buon pomeriggio a tutti da Adriano Berruti. Under 16 Elite finale tra Savio e Urbe Tevere, che chiuderanno il quadro delle finali regionali. Entrambe hanno già giocato una finale in questa stagione, l'Under 15 del Savio che ha perso ai rigori contro il Grifone, l'Under 17 dell'Urbe Tevere che ha subito la cocente rimonta da parte della Vigor Perconti da 2-0 a 2-3. Andiamo a vedere le scelte dei due allenatori, partendo dal Savio di Losurdo che schiera Di Vincenzo tra i pali, poi il numero 2 Trabalza, il numero 3 Delli Carri, il numero 4 Sepe, il numero 5 D'Alfonso, il numero 6 Bardi, il numero 7 Montagnoli, il numero 8 Buttaroni, il numero 9 Rubini, il numero 10 Scipioni, il numero 11 Consoli, in panchina il 12 Giannini, il 13 Pistone, il 14 Sciacqua, il 15 Cano, il 16 Pascali, il 17 Bernardini, il 18 Tarantino, il 19 Vennelli e il 20 Camarà. Passando alle scelte di Marco Iacovolta per i gialloblu tra i pali, con la maglia numero 1 Turrini, poi il 2 Pompiglio, il 3 il 5 Portone, il 6 Barletta, l'8 Di Vico, il 10 Sant'Agostino, il 13 Marcantoni, 14 Di Biagio, il 15 Mancini, il 17 Marzulli, 19 Lombardi, in panchina il numero 12 Angelini, il 23 D'Innocenti, il 18 Genova, il 4 Iannucci, il 9 Lo Bianco, il 16 Molina. C'è Buttaroni sul punto di battuta, va lui con il mancino verso l'area di rigore, pallone prolungato, quindi la conclusione, rigore Barletta, viene fuori invece Portone, il cross di Di Vico sul secondo palo, bucano un paio di giocatori, poi Barletta prova a riproporre, fallo di mano e calcio di rigore per l'Urbe Tevere. Di Vico contro Di Vincenzo, arriva adesso il via libera di Tenaglia, parte Di Vico col destro, spiazza Di Vincenzo e porta avanti l'Urbe Tevere al sesto minuto del primo tempo, la sbloccano i gialloblu con la firma di Rocco Di Vico. Buttaroni dalla bandierina, la taglia in mezzo, il colpo di testa, si chiude l'1-2, Trabalza prende il fondo, area di rigore, Trabalza dentro e poi Gonzoli, il pareggio del Savio, la giocata di Trabalza che va via sul fondo, segna il Savio. Rosa cerca con l'esterno il pallone in verticale, arriva la diagonale da parte di Delli Carri, ha già recuperato però l'Urbe Tevere con il lavoro di Marzulli che apre per Di Biagio, inseguito da Rubini, c'è Scipioni su lungolinea, Di Biagio prova il cross per Consoli, la diagonale di Di Biagio che poi non controlla perfettamente, Scipioni per Consoli, area di rigore, Consoli converge, Consoli con il destro trova una deviazione, Marzulli che prova a girarsi, anzi Lombardi che prova a girarsi, uno contro due con Bardi e Trabalza, riesce a mettere il cross col mancino di Montagnoli che lascia Consoli limite dell'area, Scipioni mette il corpo, prova a girarsi col mancino, obbligato però a fermare il gioco l'assistente dell'arbitro se il pallone ha varcato la linea. Consoli, cambio di gioco per Buttaroni, area di rigore, Buttaroni di prima, Rubini, la parata di Turrini, Bardi, pallone in orizzontale per Trabalza che sbaglia il controllo, attenzione a Marcantoni, prova a ripartire l'Urbe Tevere, Marcantoni verticale per Marzulli che penetra in area di rigore, Marzulli D'Alfonso prova a spostarlo, Marzulli, l'unico in partenza era Lorenzo Mancini, Buttaroni con l'esterno, fa proseguire Trabalza che mette dentro, Rubini centrale, cerca Di Vico che riesce a resistere fisicamente su Consoli, poi in buca Sant'Agostino, anticipato Marzulli in area di rigore, Scipione ancora dentro per Rubini, altro intervento di Turrini, la rincorsa di Di Vico che scodella un pallone lento in area di rigore, pulisce l'area di rigore ma tiene ancora palla all'Urbe Tevere con il cross di Pompiglio, il fallo di mano di Delli Carri e si prende anche il cartellino giallo, numerica per il Savio, Barletta, Mutarelli tra le linee, pallone al limite dell'area, dentro, attenzione Marzulli, una finta, Marzulli la conclusione, il gol dell'Urbe Tevere, lo ha segnato Lombardi sulla strada.
corsa molto corta da parte di Buttaroni. Arriva il fischio, Buttaroni col mancino. Parti campo Di Vico, pensa al suggerimento in mezzo, sceglie per il dialogo con Lo Bianco in area di rigore. Lo Bianco regala però il pallone a Sant'Agostino, che prova ad andare via in mezzo a due, ancora D'Alfonso in marcatura, passa Sant'Agostino, area di rigore di Innocenti, la può chiudere di Innocenti. È tutto regolare però per Alessandro Tenaglia. Rinvio lungo di Turrini, dopo 7 minuti di recupero ed oltre, fischia tre volte Tenaglia, vince l'Urbe Tevere che batte 2-1 il Savio e si laurea campione regionale dell'Under 16 Elite. Sotto la guida di Jaco Volta, l'Urbe Tevere torna sul tetto dell'Under 16 regionale, può alzare la coppa al cielo, Capitan Sant'Agostino, liberando la gioia dei sostenitori gialloblu.